Il soldato che si è lanciato su una granata. Sergente maggiore Osborne. Eroico sacrificio. Battaglia di Hong Kong 1941. Durante la battaglia di Hong Kong, la mattina del 19 dicembre 1941, la compagnia dei Winnipeg Grenadiers fu attaccata sul Monte Butler, sull'isola di Hong Kong. La compagnia era guidata dal sergente maggiore John Robert Osborne. Egli nacque a Fulda, Norfolk, in Inghilterra, e prestò servizio nella Prima Guerra Mondiale come parte della Royal Naval Volunteer Reserve. Dopo la guerra si trasferì in Canada a Wapella, nella provincia di Saskatchewan, lavorando come contadino per un paio d'anni. Successivamente si trasferì a Winnipeg, nella provincia di Manitoba. Dopo aver lavorato per la Canadian Pacific Railway, entrò a far parte dei Winnipeg Grenadiers nel 1933. Nel settembre del 1939, con lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale, i Winnipeg Grenadiers furono chiamati in servizio come guarnigione in Giamaica. Il 27 ottobre 1941, le reclute inesperte dei Winnipeg Grenadiers raggiunsero Hong Kong a seguito degli ordini britannici di rafforzare lì la guarnigione, preparandosi per un'imminente invasione giapponese. Osborne diventò a partire da ora il sergente maggiore del primo battaglione. La mattina del 19 dicembre 1941, una parte della compagnia dei Winnipeg Grenadiers, guidata dal sergente maggiore Osborne, lanciò un assalto alla baionetta sul Monte Butler, conquistando la ripida collina. Resistendo per 3 ore all'offensiva giapponese, presto l'irrefrenabile avanzata nemica aprì un varco nella linea di difesa. Osborne e il suo gruppo si prepararono alla ritirata. Mentre il gruppo si ricongiungeva alla compagnia, egli, da solo, teneva occupato il nemico, sotto il fuoco di fucili e mitragliatrici, e allo stesso tempo aiutava chi era rimasto indietro a raggiungere i compagni. È pomeriggio e la compagnia si trovò tagliata fuori dal battaglione. I canadesi erano ora completamente circondati dalle forze nemiche, così vicine che erano a portata di granata. La situazione era senza alcuna speranza. I soldati giapponesi lanciarono diverse granate nel sito canadese, ma Osborne le raccolse e le scaraventò indietro per proteggere i suoi commilitoni. Una granata atterrò in un punto dove sarebbe stato impossibile prenderla e lanciarla indietro in tempo. Osborne prese così una decisione inaspettata. Gridò «Attenzione!», spinse via un compagno e si gettò sull'ordigno nemico, che esplose uccidendolo all'istante. Aveva 42 anni. Quest'azione salvò la vita dei suoi compagni, difendendoli in maniera disperata. La compagnia mantenne la posizione di difesa contro un travolgente nemico per 8 ore e mezza, con 60 vittime e alcuni sopravvissuti che furono presi come prigionieri. Il sergente maggiore Osborne mostrò un alto livello di eroismo e di sacrificio, diventando il primo canadese a ricevere, dopo la morte, la Victoria Cross nella Seconda Guerra Mondiale. Fu anche l'unico ad averla ricevuta durante la battaglia di Hong Kong. Viene ricordato da una lapide posta su una statua di un milite ignoto della Prima Guerra Mondiale situata nel Hong Kong Park. Iscriviti per altri video sulla storia.